A proposito di pizza di Salerno, a proposito di pizza di Scarola, io, se mi state un momento, ti può darsi che... Allora, alcuni anni fa, quando abbiamo fatto un'altra manifestazione, io a Vigetto scrissi una poesia sulla pizza di Scarola. E adesso Anna mi ha chiamato e dice: prof, dovete dire la poesia che avete fatto. E quindi adesso ve la... Allora, e vado a Scarola detta la coppa a Pumarone. Stufate quei fasulle o turciute, a mesa a tavola è sempre avvenuto. Poi, quando vengono tempo di Natale, e a pizza che fa la principale, a oliva, nuccia, passa e pignola, miscato vino cotto, che è l'attore, è una delizia, barocca e poco. Non ci ascoltammi fa la pizza e Scarola, barambola ambastà pure il figliolo. Non davo prima questa tradizione, facemmelo durare questa emozione. In questa vita pare i sentimenti, mettimoci un po' che condimenti. Io vino cuore, che dolce dolce e azzicuso, ti fa ascoltare sto mondo scannaroso. Buonasera, benvenuti e grazie alla nostra prof, la nostra amica, la professoressa Capodanno, che ci ha omaggiati di questa poesia scritta forse nel 2010 o 2011. Una delle prime volte che insomma abbiamo pensato a promuovere la pizza qua a Scarola, perché signori, noi dobbiamo portare avanti la tradizione e quindi viva la pizza qua a Scarola! E un applauso lo vorrei fare a tutte quelle signore che questa sera, veramente numerosissime, ci hanno onorato e omaggiato della loro pizza qua a Scarola. Io avevo, diciamo tra virgolette, coniato uno slogan. E voi come lo fate? Con vino cotto o senza? Questa sera su questa tavola, così a prima vista, ne vedo fatte di tutti i modi, al forno, fritta, col vino cotto, senza vino cotto, dolce, amaro. Ma non sta a me giudicare, perché questa è una gara e come ogni gara che si rispetti c'è una giuria. Prima di presentarvela sono doverosi i ringraziamenti. Ringraziamo il comune di Forio, l'amministrazione comunale con il sindaco Staniverde, tutta l'amministrazione, la giunta, in particolare all'assessore La Vista, che tanto, veramente credetemi, si è prodigata e ha fortemente voluto questa serata all'insegna della tradizione. Jessica La Vista, grazie. Detto ciò, farò un breve, proprio perché ne so tanto, poi sono più i giurati che le pizze, però credetemi, avere qui tutta questa bella gente insieme a voi è per me un grandissimo onore, perché io quando ho telefonato a ognuno di voi ho detto: sentite, io vorrei così così così, mi farebbe piacere essere in giuria. Credetemi, sono stati tutti veramente felicissimi di essere qui con noi stasera. Un applauso a loro! Allora, iniziamo, così finiamo qui all'ultimo. Allora, qui abbiamo, eccolo qui, Vito Elia,
devi abbassare un sigaro. Dai, così ti vogliamo marchiare. Allora, barman ha partecipato a tantissimi concorsi ultimamente, proprio la settimana scorsa ha fatto il secondo posto in un'importante manifestazione a Napoli. Stasera poi, ragazzi, guardate, con la sua attrezzatura barista, perché lui ha un brand barista, un bar itinerante, voglio quando vi fa una festa, basta che lo chiamate, e beh, ma fanno un po' di pubblicità, e quindi è bello per fare una bella festa, un party, lo chiamate, e lui vi farà tutto, insomma, il bar, Barischia si chiama. Poi abbiamo il verace foriano Luigi Castaldi, detto Bijou, che insieme ad altri pochi contadini come il nostro Bartinuccio, e poi parlammo con Bartinuccio, ancora fanno il vino cotto, perché ragazzi il vino cotto non è semplice da fare e ci sono poi delle annate veramente difficili, ma dopo ce ne parlerà direttamente lui. Poi abbiamo la nostra Luciana Morgera della Borsa Verde, un applauso! Insieme, eccolo lì, a Salvi Monti, come dovrà responsabile Medmar. Se mi dite da cosa lì ci sta qua, quindi. Non è scherzo. Ma vogliamo parlare di Ivano Breccia? Signori, scusatemi le spalle, però in tutto ciò potete ammirare i miei nuovi capelli, ok? Allora, bravo! Allora, Ivano Breccia, cosa possiamo dire di Ivano Breccia? Ma, basta, non diciamo niente, facciamo un altro applauso, Ivano Breccia! E qua a chi teniamo? Ma lo riconoscete? Alessandro Slamai e dei panettoni! E dopo lo teniamo, casomai apriamo, è naturale, ha partecipato a una gara con un panettone buonissimo che si chiama Wonka, come la fabbrica di cioccolata di Willy Wonka, e ha fatto il terzo posto, mi ha fatto effetto lo sciottino che mi ha fatto lui, perdonami, prima mi ha fatto assaggiare, perché signori, ritornando a Vitelia, il signore Guidito ha creato proprio per l'occasione uno sciottino, è proprio un cocktail fatto appunto con il vino cotto. Ma avete capito niente? Dopo casomai lo assaggiamo, dai, poi vediamo, quindi stasera veramente ci delizieremo. E poi abbiamo qui l'amico Maurizio Fornaretto, io ti chiamo sempre Maurizio Fornaretto, per me nel cuore è il marcia a fuoco, che stasera ci ha omaggiati di una bella forma di pane di 3 kg che sta lì sul pozzo. Poi dopo, chi vuole rimanere, facciamo un pezzettino, perché è bello condividere con gli amici un poco per ciascuno. Le amiche carucce hanno fatto un'insalata torciuta e covodica, sta, dopo l'apriamo, mettiamo tutto dentro e facciamo un pezzettino ciascuno, va bene? Chi vuole rimanere? Poi abbiamo qui un altro dei pochi contatti, posso chiamare così? Filippo Flori ha fatto un albero di Natale con dei tavoli? Ma era un'opera d'arte bellissima, la dobbiamo fare, guarda, casomai un altro anno stesso dobbiamo fare con i tavoli, ma che cavolo di albero di Natale faremo, con i tavoli suoi. E poi signori, c'è chi parla più di me, insomma, il volto noto di Teleischia, Medeo Romano, eccolo qui! Sei sempre fashion?
ti sei mimetizzato, va buono, non ti sei fatto il colore, dici la verità. Poi abbiamo il nostro Jacopo Reggine di Eccellenze Ischitane, che insieme a tutta questa bella gente seduta a questo tavolo portano alto nel mondo il nome della nostra isola. Grazie! Lui ha creato il brand Eccellenze Ischitane, con il quale pubblicizza piatti e luoghi della nostra isola. Grazie! Grazie di cuore per quello che fai. A mamma l'applauso, è vero che stasera non fa neanche tanto freddo. Poi abbiamo qui il nostro Leonardo Polito, per me sembra presidente, scusami, perché dopo 15 anni sei ormai, capite come si dice, quei ministri che a onorare, il presidente della Prolocoganza, che veramente ringraziamo e facciamo i complimenti alla Proloco veramente per tutto quello che fa, per andare per cantine, andare per sentieri, ma di cosa vogliamo parlare? Veramente stanno facendo conoscere Ischia e anche i posti più nascosti della nostra isola con i loro itinerari. Grazie, grazie di tutto. Poi abbiamo, eccolo qui, il nostro Nello Tessiano, scelto di tutto. Allora, lui è poliedrico, ha detto dimmi quello che vuoi. Allora, innanzitutto sei una persona di cuore perché ti stai mettendo sempre a disposizione per chi ti chiama e quindi veramente per noi sei Nello tutto cuore. Ti piace? Ho detto bene? Poi qui abbiamo, eccola qua, Concetta D'Ambrosio, la conoscete? Pane Tulipani Bistrò, a Forio, di fronte al mercato, fa un pane buonissimo e devo fare i complimenti perché durante la pandemia, quando in molti avevano aumentato il prezzo, lei aveva lasciato il prezzo sempre uguale. E io non dimentico le belle cose. Ecco. Poi avete visto quella tenda struttura tutta bella lì a Piazza Maltese, dove tutti i pomeriggi, e poi vabbè, adesso che chiuderanno le scuole anche di mattina, faranno tutte le attività per i bambini? Ecco, lei si chiama Clara Starace e si occupa di marketing enogastronomico, quindi cade a fagiolo la tua presenza qui, proprio sulla pizza, mi cadi sulla pizza. E poi abbiamo colei che, vi dicevo, ha fortemente voluto questa serata, l'assessore Jessica Lanista. Qui in disparte, ma molto importanti, abbiamo il presidente di giuria, la nostra Elisabetta Maschio, eccola qui, coadiuvata dal bravissimo, gentilissimo e chi più ne ha più ne metta, Flavio Conte, di Flavio Conte Events. Se dovete organizzare un evento, allestimenti e quant'altro, chiamate Flavio. Montiamo in carrozzella, ma sì, andiamo, la vita è bella, ma sì, ridiamo tutti in coro, oh che felicità, allora dopo aver fatto assaggiare tutto bello, la pizza ai nostri giurati di quello che avanza, la offriamo a voi presenti. Por lua, é um balé pro meu.
come cucchiere, se tu vuoi capire che la fa, non sono le fine, c'erano me, passeggio vestito da verba, e baratabà, c'è un solo bambino, chitarra e mandolina, da fa serenata, Allora, Santi, hai